Sono Francesca, ho 40 anni, vivo qui a Mantova dal 99, ho sempre lavorato nelle scuole. Nel settembre del 2017 ho iniziato a sentirmi camminare male. Ci chiamano in una camera, e ci fanno sedere e ci dicono il risultato di tutti gli esami che hanno fatto e ci dicono che è la SLA. In quel momento stesso io gli ho detto, e allora cosa dobbiamo fare? Mi sento in colpa nei confronti di mio marito e dei bambini, soprattutto del più piccolo, perché insomma col più piccolo non potevo stare giù a terra a giocare con lui come ho fatto con le altre. La forza più grande per andare avanti la trovo negli occhi dei miei figli, quando mi guardano, quando mi chiamano, quando mi cercano. Le malattie neuromuscolari sono un gruppo di patologie di base rare, ma se le sommiamo tra di loro sono malattie molto frequenti, sono malattie che in qualche modo vanno a colpire quella parte del sistema nervoso che governa il movimento dei nostri arti, dei nostri muscoli. Sono malattie che possono colpire l'età pediatrica, possono colpire anche l'età adulta. Le conseguenze delle malattie neuromuscolari sono quelle legate un po' alla perdita del controllo del movimento. Questo ovviamente genera dei bisogni. Il primo in assoluto è il bisogno di ovviare alla perdita di mobilità. Dall'altra parte la necessità di una continua assistenza e quindi il paziente spesso e volentieri è sempre accompagnato da un familiare o un caregiver anche informale che ha un carico di lavoro sia fisico ma anche psicologico con tutte le conseguenze che questo determina. Ma l'altra conseguenza è quella di una perdita anche della possibilità di svolgere delle attività di natura motoria ma banalmente ricreativa. Sono persone che necessitano quindi di un bisogno di contatto un po' con l'esterno, con quello che è tutto il mondo dell'entertainment, proprio per cercare di, per quanto possibile, sentirsi indipendente. La tecnologia NEMO è fondamentale perché rappresenta un momento importante del percorso del paziente neuromuscolare. La tecnologia infatti rappresenta l'estensione della volontà del paziente di recuperare una frazione di libertà, della sua ricerca di autonomia, della sua volontà di interagire e di comunicare. Da qui scaturisce l'iniziativa di creare un polo tecnologico, NEMO Lab, per supportare tutti i progetti di ricerca tecnologica che qui svolgiamo e che hanno una dimensione nazionale, europea e anche mondiale. In questo percorso si inserisce la Challenge Google Assistant for Good. Le funzioni attuali di Google Assistant, che non sono state pensate per il contesto delle patologie neuromuscolari, sono tuttavia oggi utili a compiere delle azioni che sarebbero altrimenti impossibili al paziente neuromuscolare, come ad esempio fare una telefonata oppure accendere la televisione. Tuttavia con questa challenge siamo alla ricerca di soluzioni innovative che attraverso Google Assistant possano aiutare i nostri pazienti, più nello specifico, ad affrontare la vita quotidiana. La mia vita è una sfida continua. Ti va di aiutarci con la tua idea? Partecipa alla challenge.